Che poi vedete, ragazzuoli, quello che fondamentalmente è il nostro problema è che noi cerchiamo di essere sempre carichi, positivi, no? In vista del nuovo anno, poi puntualmente arrivi a ridosso e ti arriva la mazzata sui denti che ti fa sperare in un qualche modo che il campionato possa tornare tra una quindicina di giorni, perché ci eravamo lasciati con una situazione di classifica tutto sommato buona, no? Le squadre che erano sopra hanno iniziato a perdere dei punti, tu anche grazie a scontri contro squadre che non stanno per retrocedere. Sei riuscito ad inanellare una serie di vittorie consecutive che ti hanno riportato lì, a ridosso, no? E tutto questo prima di Juve-Napoli ed una serie di scontri diretti che, in caso di vittoria, ti avrebbero dato la possibilità di tornare dove ti compete come minimo, di ritornare proprio al minimo sindacale. E aspetti queste 2 settimane, no? Con la speranza che tutto possa andare per il meglio, invece, puntualmente, tanto per cambiare. Disastro. Cazzo, arrivi a ridosso di Juventus-Napoli, disastro. E adesso analizziamo tutte le varie situazioni che portano praticamente la Juventus a quasi la vigilia di Juve-Napoli ad una sorta di allarme, anche abbastanza prepotente, se si può dire la verità. E innanzitutto io direi di partire, no? Di reparto in reparto, perché arriviamo alla difesa. Rientro dalle vacanze. Chiellini positivo. Lì dici, forse andate anche di culo perché lui comunque sì che si stava allenando, ma appunto era in attesa dell'esito del tampone, quindi anche quando si allenava sempre isolato. Quindi è arrivata la sfiga di Chiellini positivo, però non è stato a contatto con tutti gli altri, agli altri 3 centrali, quindi presumibilmente contro il Napoli la coppia titolare sarà la classica. De Ligt, Bonucci e diciamo che speriamo che Giorgione possa tornare il prima possibile, ma tutto sommato va anche abbastanza bene così. Poi però puntualmente ti ricordi che sei un tifoso della Juventus e che notizia arriva? Arriva la notizia del problema muscolare di Bonucci praticamente 3 giorni prima a Juventus-Napoli e a me viene quasi spontaneo chiedermi, cazzo, ma com'è possibile? Che sti qui praticamente hanno fatto 2 settimane di pausa, 10 giorni, una decina di giorni di vacanza, giustamente, ci mancherebbe altro. Ok, tornano, diebo, fanno 2 allenamenti, problemi muscolari. Cioè, come cazzo è possibile? Va bene che i preparatori della Juventus non è che siano particolarmente famosi per essere dei preparatori invidiati da tutti, anzi, sono invidiati praticamente solo negli obitori perché cazzo hanno una strage alle loro spalle se si va a vedere l'elenco infortuni dello staff di Allegri. Però dici, cazzo, com'è possibile che questi qui avranno fatto 2 settimane? Questi qua hanno fatto 2 settimane di vacanze, 3 allenamenti, infortuni muscolari. Poi, tra l'altro, ieri la Juventus ha detto che l'allenamento era basato sulla tecnica, neanche da dire, no? Sulla forza, sulla resistenza, dove è spolpato i muscoli. No, eppure l'infortunio di Bonucci, che da quello che sta trapelando, quantomeno salterà ovviamente Juventus-Napoli. Quasi sicuramente anche Roma-Juve con la speranza di recuperarlo per la Supercoppa e si spera anche che quantomeno per la Supercoppa, ma forse anche Roma-Juve si riesca a recuperare Giorgio Chiellini, così quantomeno la coppia Chiellini-De Ligt non è che ti faccia particolarmente cagare addosso, anzi ti dà un pochino di sicurezza in più, ma qui veramente subito tocca pregare perché praticamente nelle 2 partite fondamentali del 2022 tu puntualmente ti presenterai con Rugani titolare. È vero che c'è una possibilità che nel Napoli ci sia Petagna, quindi voglio dire sarà un importante scontro tra titani, però voglio dire subito la squarouse di vedere Rugani nelle partite fondamentali del 2022 probabilmente non ce la meritavamo neanche più di tanto, ecco, e niente. E qui torni ai discorsi passati della programmazione, no? Perché appunto tu dovrai giocare con il Danielino nazionale, con Tarta Rugani e pensi, oh, e pensare che fino all'1 anno e mezzo fa potenzialmente potevamo avere a disposizione Romero, Demiral, sfanculando Rugani,
e invece nulla, la tascia puntuale è sempre lì, c'è sempre, e noi cosa dobbiamo fare? L'accettiamo, se dobbiamo accettarla, l'accettiamo, ci mancherebbe altro. Che poi i problemi di fatto non sono finiti qui, questi sono quelli freschi, sono quelli recenti, sono quelli che si possono, no, effettivamente commentare come una novità, come una news. Poi ti ricordi anche che tu effettivamente a Juve-Napoli ti presenterai con quel centrocampo lì e le lacrime sorgono quasi spontanee, no? L'idea che dopo 10 giorni, 2 settimane dovrei tornare a rivedere Rabiot, Bentancur, Ramsey, non lo nomino neanche perché tanto lui ha anche i permessi, sembra che sia un permesso per scavarsi dal cazzo e speriamo, però lui ha anche i permessi per tornare ad allenarsi un pochino dopo, sia mai, ci mancherebbe altro, e anche a centrocampo dopo la difesa ti viene da piangere, è praticamente inevitabile, neanche da dire dai, si può vedere Arthur e Locatelli, no, Arthur è positivo, Arthur non lo vedi e probabilmente non lo vedrai neanche dato che vuole andare via, quindi anche lì voi che cazzo vedi? Non vedi assolutamente nulla, senza dimenticare poi l'attacco, no, che praticamente è già un reparto che quest'anno ti fa venire il pianto di base, figuriamoci adesso dopo la notizia di Morata, il giocatore umorale per eccellenza che ha già dato il sì al Barcellona. Ovviamente siamo tutti quanti in attesa, no, di seguire le varie notizie, perché finché la Juventus non trova questo benedetto sostituto, Morata non parte. Il sostituto lo stai trovando? No. Conoscono 3 nomi in dirigenza. 1, non te lo vogliono dare, 2, sono bidoni e quindi non c'è poi questa grande inventiva là davanti, quantomeno al momento, vedendo ciò che sta trapelando, poi magari arriva il bomber sconosciuto per eccellenza che ti fa 25 gol da qui a maggio, dubito fortemente, però lasciamo il vago beneficio del dubbio. E anche in questo caso tu comunque, è vero che per carità, sono tornati Dybala e Chiesa ed è già tanta roba vedendo, no, la situazione attuale. Poi però pensi che ti devi affidare soprattutto al bomber vero, che al 100% conoscendolo ha già la testa praticamente là. La riserva è Moise Kean e sappiamo un attimino, no, bene o male, quella che è la situazione anche con Moise Kean. 3 gol in campionato, penso parlino bene o male abbastanza chiaro. E niente, noi fondamentalmente arriviamo a Juve-Napoli in questa maniera. Loro stanno arrivando male, ci arrivano, ma forse se non arrivano va anche bene a noi, quindi chi se ne frega. Ma in caso in cui dovessero effettivamente venire, questa volta loro sono messi male, perché sono messi male, squalifiche, infortuni, poi chi c'è, la Coppa d'Africa, loro sono messi male. Noi siamo messi male, punto, a prescindere da tutte le varie situazioni. Ma va bene così, ecco, ci sta assolutamente. È sempre bello tifare Juve e poi soprattutto quando te lo ricordi ti gasi anche. Detto questo, nulla, preghiamo. Tanto qui siamo già in preghiera, bene o male, per forza di cose, siamo a 2 giorni ed è già praticamente una strage, ma va bene così. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!